A me praticamente non è arrivato ancora il codice PIN. Come io devo fare il bonifico online, no? E ancora a casa non è arrivato nulla. Mamma mia, mi doveva arrivare, mi ha detto il promotore, una schedina a casa. Si tratta di una grossa truffa ai danni di questi pensionati che hanno visto sottratte le loro spettanze. Le modalità, come ho detto, sono complicate e interessanti, ma nella sostanza si fondano sulla illecita utilizzazione, non direi illecita intromissione, ma illecita utilizzazione del sistema informatico dell'INPS. La scoperta della vicenda si è verificata per caso, per effetto di una casualità, perché una delle richieste di chiarimento non è pervenuta direttamente al funzionario infedele che aveva organizzato tutto il meccanismo fraudolento e che quindi avrebbe potuto e saputo probabilmente fornire assicurazioni, perlomeno nel breve periodo, ma è pervenuta ad altri funzionari dell'INPS che si sono giustamente allarmati, hanno allertato gli uffici superiori e quindi anche per la piena collaborazione fornita dall'INPS è emerso questo meccanismo fraudolento di spostamento delle liquidazioni dai conti ai quali avrebbero dovuto essere destinate a conti diversi aperti dai complici del funzionario e da cui poi le somme venivano in possesso, venivano travasate, insomma, nel possesso di coloro che attuavano la truffa. Un meccanismo semplice e complesso nello stesso tempo, che comunque presupponeva necessariamente la disponibilità dei sistemi informatici dell'INPS. E questo è proprio il problema. I sistemi informatici semplificano la vita nell'interno delle pubbliche amministrazioni, ma sono estremamente vulnerabili. Quindi le ordinarie attività ispettive che sono necessarie per tutte le attività di una pubblica amministrazione, quando si parla di sistemi informatici, dovrebbero essere ancora più accentuate, proprio per la facilità con cui le operazioni possono essere compiute. In questo caso aveva consentito per un certo tempo di compiere queste operazioni e chissà per quanto tempo ancora la vicenda sarebbe andata avanti se non fosse stata scoperta proprio da questa casuale richiesta di informazioni da parte neanche del pensionato, ma di uno dei suoi familiari. L'operazione la cui realizzazione hanno contribuito diversi soggetti, ciascuno con un ruolo predeterminato, a cominciare dal funzionario dell'INPS, a un dirigente dell'INPS, che è un funzionario di grado sicuramente elevato, il C2 è quasi il massimo della scala amministrativa prevista dall'ordinamento. Persona che è il vero funzionario infedele, che aveva la possibilità di controllare e gestire tutto un settore. Io volevo aprire con voi un conto corrente online, ma è possibile? Ma l'IBAN ce l'ho subito. Praticamente poi io cosa devo fare? Mi perdone, voi mi andate alla modulistica o io scarico la modulistica. E praticamente si arriverà un SMS nel telefonino e io lo inserisco sul computer e posso mandare bonifici. Cioè, se io faccio. Abbiamo direttamente operato, grosso modo, su una ventina di casi circa, però questi sono quelli sui quali abbiamo particolarmente concentrato l'attenzione. Era un rimbalzo di soldi, che avveniva tra conti correnti fittiziamente accesi all'insaputa dei reali destinatari delle buonuscite, che venivano poi girate su conti di soggetti che riciclavano, nel vero senso della parola, poi le cifre così introitate. Un meccanismo complesso e raffinato, detto che la mente si trova all'interno dell'INPS, era un altro dirigente. Diciamo che senza l'apporto fondamentale di notizie che potevano essere attinte solo all'interno dell'istituto previdenziale, non sarebbe stato possibile creare il meccanismo informatico che consentiva di recuperare queste somme dalla riemissione di accreditamenti, di buone uscite di lavoratori che le aspettavano ancora invano. Abbiamo grosso modo calcolato un danno erariale intorno alle 500.000 euro, però bisognerà vedere, ripeto, poi i reali contorni del fenomeno.